Parlare ragazzi con testimonianze vive è il modo migliore per fare lotta alla criminalità, lotta alla mafia e parlare di legalità. Legalità è diritto, diritto è fondamentale farlo facendo sentire la voce delle persone che hanno avuto direttamente l'impatto della tragedia che c'è stata con l'uccisione di Falcone, un eroe nazionale. Non c'è libertà senza legalità, a ricordarlo ancora una volta le nuove generazioni del capoluogo Dauno sono le istituzioni del territorio in occasione di un incontro svoltosi presso l'Istituto Superiore Einaudi. A dialogare con gli studenti, tra gli altri, il questore di Foggia, il dottor Ferdinando Rossi, il colonnello Paolo Iannucci, capo della locale sezione della Direzione Investigativa Antimafia e l'assessore comunale alla sicurezza e alla legalità Giulio De Santis. Ospite dell'evento Brizio Montinaro, fratello del caposcorta del giudice Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, deceduto nella strage di Capaci di 32 anni fa. Qualcosa sembra che sia cambiata, ma solo in apparenza. Le mafie, dopo le stragi sconvolgenti del 92-93, hanno cambiato registro e sono più integrate nel tessuto sociale, mimetizzandosi attraverso i nuovi quadri, le nuove generazioni che sono integrate anche a livello culturale. Le istituzioni però si attengono alle leggi. E quando in uno Stato, negli ultimi 30 anni, si opera in modo tale da modificarle in una direzione forse non proprio ottimale, questo vuol dire che le istituzioni poi sono al palo delle decisioni di chi legifera.